Allora, grazie a tutti per essere qui presenti per questa vicenda a noi tanto cara. E come sapete, perché tanti di voi già conoscono parte di questa vicenda, la vicenda è piuttosto complessa e ipotizza rilievi penali in cui verrebbero oggi coinvolti diversi livelli istituzionali. Per questo daremo un po' anche lettura dei comunicati stampa, in modo tale che non ci siano degli errori nell'utilizzare le giuste parole e valuteremo alla fine a quali domande rispondere e a quali no. Vi diciamo sin da subito che è stato finalmente aperto un fascicolo penale su questa vicenda e sottolineo il finalmente. Dopo tanti anni di ingiustizie e di opacità, finalmente è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Milano. Speriamo che questo fascicolo arrivi a dare le risposte a domande che noi poniamo da tanti anni e a cui le istituzioni a tutti i livelli non hanno mai dato risposte. Hanno mantenuto la vicenda sotto una nuvola di opacità. Serve un doveroso chiarimento iniziale. La storia dell'ex Alfa è la storia di un'Italia al contrario, a me piace chiamarla così, in cui tutte le istituzioni democraticamente elette a tutti i livelli hanno servito attentamente gli interessi privati, a discapito però di un bene pubblico. Non solo, queste istituzioni democraticamente elette hanno agito senza trasparenza, nell'opacità, e la trasparenza e la mancanza appunto di chiarezza sono l'anticamera per la corruzione e l'anticamera anche per le infiltrazioni dell''ndrangheta. Questo sistema di operare non ci appartiene, non ci riguarda. Per cui lo contrastiamo, l'abbiamo combattuto in tanti anni insieme ai lavoratori che hanno portato avanti tutte le questioni in maniera molto attenta, molto puntuale. E insieme a loro siamo arrivati a portare tutte le informazioni che oggi ha in mano la Procura di Milano e che, appunto, speriamo faccia ormai chiarezza su questa triste vicenda. Come Movimento 5 Stelle iniziamo a seguire il tema dei lavoratori già dall'inizio, dall'entrata nelle istituzioni. Si tratta di una vicenda di 70 operai e di 70 famiglie che sono stati ingiustamente licenziati dall'azienda Innova Service. Memorizzate bene questa azienda, Innova Service. Faccio adesso alcune premesse molto molto sintetiche. L'immensa area ex Alfa, dopo diversi passaggi che non ricordiamo appunto per questioni di tempo, diventa di proprietà della AIG Lincoln e dell'immobiliare Estate 6, di cui prima curiosità è amministratore unico il senatore di Forza Italia Riccardo Conti, quella persona che è stata indagata per la vendita con il senatore Verdini del palazzo, i 18 milioni venduti allo Stato. Queste due aziende si fondono con la Belfiore e danno vita alla ABP, altra azienda che dovete memorizzare bene, il cui legale rappresentante è Marco Salvini, che è stato già condannato in primo grado a 2 anni per bancarotta fraudolenta dell'azienda BKN e difeso dall'avvocato del sindaco Sala, sostanzialmente. Quell'area deve essere reindustrializzata. Nel 2003 viene concluso un protocollo d'intesa in cui ABP si impegna a ricollocare i 550 lavoratori dell'ex Alfa in cambio di alcuni benefici urbanistici su quell'area, dalle amministrazioni locali, comuni, province, Milano e Regione. Dunque ABP entra in possesso delle aree ex Alfa a un prezzo vantaggiosissimo, perché di fatto sono gravate dall'obbligo di assumere questi lavoratori e ricollocare la manodopera, sino ad allora appunto impiegata. Il cosiddetto imponibile di manodopera teorizzato dal professor Ichino, che fa parte dello studio che ha seguito l'azienda ABP. Per i dipendenti che avevano competenze di portineria, guardiania e manutenzione dell'area, ABP stipula in primis un accordo con la società Riina SPA e poi nel 2009, alla scadenza di questo accordo, stipula un appalto di questi stessi servizi alla neonata, creata apposta società Innova Service. Nel 2011 la Innova, al contrario di quanto stipulato nel predetto appalto, licenzia tutti i lavoratori, i quali fanno causa ovviamente. Vincono sia in primo grado che in appello. Viene chiesto dal giudice il reintegro dei lavoratori e il risarcimento danni compreso di tutti gli interessi. Le sentenze dunque confermano l'illegittimità del licenziamento. Ad oggi però sono queste sentenze lettera morta.
Il 29 marzo, cioè fra 5 giorni, la Corte di Cassazione darà l'ultima sentenza e metterà la pietra tombale alla vicenda. Nel frattempo però la Innova Service fallisce, non reintegra e non paga più nessuno. Innova Service nasce nel 2009, come sapete, a solo fine di subentrare nell'appalto con ABP. Il rappresentante legale dell'Innova Service è la signora Di Marzo. La signora Angela Di Marzo detiene rapporti con personaggi per i quali stiamo facendo seri approfondimenti. Nel novembre 2012 si sottoscrive un accordo tra TEA, società estranea a queste vicende processuali dei lavoratori, che entra in scena nel 2011 acquistando da BP parte dei terreni ex Alfa. Tra TEA, dicevo, Regione e Comune di Arese. Il cosiddetto accordo Pavone. Commissario prefettizio straordinario del Comune di Arese, nominato dall'allora prefetto Tronca. Con questo accordo TEA si impegna a mettere a disposizione del Comune di Arese 2.200.000 euro presso il notaio Bignami per le esigenze economiche e occupazionali dei lavoratori. In cambio TEA avrebbe ricevuto tutte le autorizzazioni amministrative e i permessi a costruire su quell'area, mentre i lavoratori avrebbero dovuto rinunciare a qualsiasi pretesa, domanda o diritto, anche in sede giudiziale, nei confronti di tutte le società operative sull'area, controllate, collegate, partecipate, tutte, tra cui, a solo citarne alcune, Euromilano con Pasquarelli, controllata da Banca Intesa, TEA, Iper Montebello, con Brunelli, Aglar e poi davvero tante altre sigle. A pochi mesi di distanza TEA ottiene le autorizzazioni con un lavoro svolto anche dall'ormai ex provincia, di cui l'assessore provinciale ai tempi era l'attuale consigliere regionale di Forza Italia Fabio Altitonante, per sviluppare questo progetto. Al tempo stesso, ai tavoli di lavoro svolti in prefettura, ai quali abbiamo partecipato io e il mio collega senatore Marton, per la parte riguardante dei lavoratori non si presenta mai nessuno, mai. E l'accordo inizia a prendere due strade, due binari differenti, uno appunto per le società e uno per i lavoratori. I lavoratori hanno sempre solo chiesto ai tavoli in prefettura chi erano le società in elenco, controllate, partecipate, collegate, verso le quali avrebbero dovuto rinunciare a tutto, a diritti, diritti. Nel 2014, e ripeto, la prefettura non ha potuto mai dare queste risposte. Nel 2014 deposito un'interrogazione qui in Regione, a cui risponde l'assessora Aprea, per chiedere chiarimenti su questi rapporti fiduciari, societari, per chiedere sulla legittimità dell'atto di rinuncia a cui sarebbero dovuti andare incontro i lavoratori, per chiedere dove fossero finiti i 2.200.000, di cui ancora oggi noi non sappiamo più nulla, che dovevano essere dati ai lavoratori. In quell'occasione ricordo anche all'assessore regionale Aprea che Innova Service era in mano a due fiduciarie schermate. Ne chiedevo le motivazioni. Ovviamente non ho avuto nessun tipo di risposta su nessuna domanda. Quindi anche in questo caso la Regione Lombardia ha deciso di non prendere mai in mano la situazione e di non rispondere a nessuna domanda. Dopo l'accordo Pavone, sempre io e il senatore Marton, continuiamo a partecipare a questi tavoli di mediazione, sopracitati tra le parti, per arrivare a un accordo con l'intervento della prefettura. Si aggiunga che la società Aglar, altra società coinvolta, senza aver dato corsa ad alcuna iniziativa giudiziaria, il 6 gennaio del 2015 si introduce con l'autorizzazione della prefettura nella sede dello SLAI Cobas. Ne forza la porta d'ingresso, le cui chiavi erano in mano dell'organizzazione sindacale, ne asporta tutto il materiale rinvenuto che viene trasferito a Concorrezzo e il 12 gennaio, sempre la Agar, procede alla demolizione fisica di tutto lo stabile. Cosa succede però in realtà? In parallelo, e dico parallelo proprio perché succede che i lavoratori vengono in possesso di una copia di un accordo parallelo. Un accordo segreto, una sorta di appalto laterale rispetto a quello reale tra BP e Innova, che chiamano le persone coinvolte side letter. In questa side letter, che è un accordo, ripeto, segreto, vengono specificati meglio i veri
obiettivi che dovevano raggiungere le due aziende, i veri obiettivi. Allora BP si accolla il costo di tutti i macchinari che servono in Nova, degli stipendi dei lavoratori, dei contributi dei lavoratori, incentiva addirittura in Nova per ogni licenziamento effettuato in barba a quello che era l'appalto in teoria pubblico, ufficiale, istituzionale, per cui quei 70 lavoratori dovevano avere un lavoro. Paga addirittura i costi straordinari relativi alla cessazione dei lavoratori. La side letter viene firmata, sembrerebbe, da Marco Salvini, che citava appunto il mio collega per ABP, e ancora questa Angela Di Marzo, la quale ha svolto tutte le attività economiche, legali, operative per Innova, tutto. È ovvio che l'appalto Innova è un falso. L'appalto, su cui poi ci sono anche le sentenze, quindi, è un falso appalto. Il vero datore di lavoro risulterebbe a questo punto ABP. Succede poi che da nostre verifiche questa Angela Di Marzo abbia curiosamente dei legami sia d'affari che personali che noi abbiamo prontamente ritenuto opportuno segnalare a chi di dovere e che hanno un'influenza in questa vicenda. Succede poi che l'accordo Pavone viene stipulato perché Arese nel 2012 viene commissariato. Perché il sindaco di allora, che vince le elezioni nel 2012 al ballottaggio contro Augurusa del centro-sinistra, si dimette poco dopo. E si dimette subito dopo una visita con Pulmino sulle aree dove sarebbe dovuto sorgere il centro commerciale. Ravelli si era candidato dicendo no al centro commerciale, opponendosi. Poi, una volta eletto, fa questo giro con Pasquarelli di Euromilano e Brunelli di Iper. E il neosindaco cambia idea, non ha più la sua maggioranza e quindi fa cadere la giunta e a quel punto subentra appunto il commissario Pavone, nominato dal prefetto Tronca. Questo prefetto però avrebbe dovuto perlomeno rispettare quello che era il programma elettorale vinto dall'allora sindaco Ravelli e quindi opporsi al centro commerciale. In realtà in pochi mesi sappiamo che tutto viene realizzato, tutte le autorizzazioni vengono concesse. E il centro commerciale più grande d'Europa oggi è lì, ma i lavoratori non hanno ricevuto quello che dovevano ricevere. Succede anche che in questa complicata vicenda ci siano anche altri personaggi, piuttosto illustri direi, e anche vicini alla vicenda Consip, appartenenti addirittura alle forze dell'ordine, e che avrebbero ovviamente il compito di chiarire e non complicare le cose. Sarà ancora una volta la magistratura a verificare i rilievi penali di quanto dichiariamo. Certo, è anomalo che ci ritroviamo sempre ad aspettare che faccia la magistratura qualcosa. Abbiamo notato che curiosamente a tutti i livelli istituzionali, ripeto, si siano prestati per andare incontro alle esigenze aziendali e commerciali e nessuna a difendere i lavoratori. Nessuna. Hanno saputo perfettamente cogliere l'occasione e dare tutto quello che potevano a questi interessi. Succede che in questo Stato, nelle diramazioni appunto comunali, provinciali, regionali e governative, abbiano fatto la voce grossa solo con i lavoratori e mai con le aziende. Succede che nella realizzazione del centro commerciale di Arese, così prontamente autorizzato, si sia infiltrata la 'ndrangheta. Sono parole e dichiarazioni della magistrata Boccassini. Non sono parole nostre. Che alcune aziende in subappalto e alcuni personaggi appartenenti alle coste mafiose si siano visti aggirare nei palazzi delle istituzioni. Sarà ancora la magistratura, come ha detto la mia collega, spero a dire la verità, a mettere la parola fine a questa vicenda. Però ci sono rimaste molte domande. La prima è: perché il sindaco Ravelli, appena eletto, in forza di un mandato popolare, si è dimesso? Perché dopo quel famoso giro in pulmino con i proprietari del successivo centro commerciale si dimette? Dove sono finiti i 2 milioni e 2 che Tea aveva promesso? Dove sono finiti? Noi a tutt'oggi non sappiamo dove siano finiti questi soldi. Chi c'è dietro Innova? C'è una fiduciaria, noi non sappiamo chi ci sia dietro questa società, creata apposta per prendere in carico i lavoratori e per lasciarli a casa, addirittura incentivata per prenderli e lasciarli a casa. Chi è la signora Di Marzo?
che ha questi curiosi rapporti. Secondo me sono estremamente curiosi questi rapporti. Chi ha reale interesse a realizzare tutto ciò che si è realizzato e si vuole ancora realizzare su quell'area? A tal proposito chiediamo alla regione, che la Regione Lombardia non autorizzi nessun altro accordo di programma per piste di sci indoor o altro ancora. Cioè prima si chiarisce la vicenda e poi eventualmente si danno eventualmente con trasparenza gli altri appalti. Chi ha lavorato nell'istituzione ad ogni livello, dal comune sino al prefettizio, per tenere coperto ciò che stava accadendo? Li troviamo sti responsabili? Vogliamo dare nomi e cognomi? Vogliamo individuarli? E quali motivi sono sempre stati perseguiti celermente sulle autorizzazioni concesse alle grandi società? Queste sono solo alcune delle domande che ci poniamo, ce ne sarebbero moltissime, perché la vicenda, noi siamo partiti da una vicenda che in teoria è piccolissima, ma si è aperto un mondo, si sono aperti una serie di legami, di interessi, che io spero la magistratura, e sono convinto perché a seguito di un esposto, appunto c'è questo fascicolo, arriverà alla conclusione e troverà tutte queste persone. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui, grazie ai lavoratori dell'ex Alfa, grazie alla stampa e grazie al senatore Martone, alla consigliera Carcano per il lavoro che hanno fatto. Questa mattina ci siamo visti, anche ieri mi hanno spiegato tutto l'immenso lavoro. È davvero complicato riuscire a capire i giri tra le imprese, i legami che ci sono stati tra alcune imprese, tra alcuni imprenditori, le istituzioni, se c'è stata soltanto negligenza da parte delle istituzioni o anche connivenza da parte delle stesse rispetto a questo che è l'ennesima privazione di diritti a dei lavoratori. Vedervi tutti quanti lì annuire alle denunce e al lavoro che hanno fatto loro, io sono qui soltanto a supportare, è la dimostrazione che evidentemente il Movimento 5 Stelle è sulla buona strada. Qualcuno si sta domandando oggi per quale motivo il Movimento 5 Stelle stia così crescendo, i sondaggi ci danno altissimi, noi evitiamo di leggerli con attenzione, generalmente è il Partito Democratico che legge i sondaggi e fa il loro lavoro esclusivamente in base ai sondaggi e decide cosa dire o non dire in base ai sondaggi. Io sto notando che il Movimento 5 Stelle sta crescendo e è sempre a fianco appunto dei lavoratori, in questo caso i lavoratori dell'ex Alfa, sta crescendo perché non siamo cambiati di una virgola, siamo all'opposizione ancora per un po' e ci occupiamo appunto di denunciare in procura, di accompagnare lavoratori, di fare indagini come Silvana Carcano sta facendo appunto insieme a Bruno Marton rispetto all'Alfa, dell'ex Alfa di Arese o rispetto all'Expo. Ce ne siamo occupati per primi qui di Expo e stiamo continuando ad occuparcene adesso che teoricamente è finita la manifestazione, però vedremo quello che succederà e quello che riusciremo a scoprire. Lo stiamo facendo come cittadini nelle istituzioni e all'opposizione. Pensate tutto quello che riusciremo a fare se dovessimo avere finalmente questo 40%. Ai commentatori e agli opinionisti che si domandano increduli, ma perché nonostante questi errori che fanno, poi vorrei capire questi errori che fa il 5 Stelle, continuano a crescere. Io vorrei dire che il 5 Stelle da un lato cresce senz'altro per demeriti altrui, ma l'abbiamo sempre detto, perché se in una settimana salvano Minzolini violando la legge in Senato e dimostrando che la legge non è uguale per tutti, se sei un senatore condannato c'è un quarto grado di giudizio in Senato, se qualche giorno fa prendono in giro i cittadini rispetto ai vitalizi che non se li sono minimamente toccati, tutti questi errori macroscopici di persone distaccate dalla realtà come sono i politici, che in questo momento c'è quasi un clima simile al clima di Tangentopoli oggi. I politici sapendo, non so se vi ricordate che in quell'epoca il ministro della giustizia credo fosse Conso e venne approvato in Parlamento un decreto per depenalizzare il finanziamento illecito ai partiti, che era il reato principale sul quale si basavano appunto le inchieste del Pool di Milano, e se vi ricordate la Camera votò contro l'autorizzazione a procedere nei confronti di Craxi in quel clima lì, e i partiti pensando di proteggersi pensavano appunto di approvare queste indecenze pensando di salvaguardarsi, di proteggersi, stanno facendo la stessa identica cosa oggi i partiti politici, la stessa identica cosa. C'è uno tsunami che arriva appunto, che il Movimento 5 Stelle è ancora più forte dello tsunami del 2013,
e quel che fanno cercano di proteggersi salvando Minzolini, salvando dall'arresto Azzollini, proteggendosi il proprio vitalizio, attendendo gli sviluppi del congresso del Partito Democratico per mettere mano alla legge elettorale. Ma vi rendete conto che chi accusa di essere antidemocratico il Movimento 5 Stelle, di voi siete antidemocratici, è lo stesso che in Parlamento non si occupa minimamente di dare al Paese una legge elettorale prima della fine di un congresso di un'associazione privata che è un partito politico che si chiama il Partito Democratico? Cioè il Parlamento non si occupa di questo, l'Italia non ha una legge elettorale né alla Camera né al Senato immediatamente operativa perché si deve attendere la guerra tra bande all'interno del congresso del Partito Democratico. Vi rendete conto? Si chiamano democratici. Ecco, a tutti gli opinionisti che si domandano per quale motivo il Movimento 5 Stelle appunto stia crescendo, cresciamo forse anche per demeriti altrui, perché stanno facendo delle indecenze, ma cresciamo perché siamo da 4 anni costantemente al fianco delle persone che soffrono in questo Paese. Oggi sono gli operai dell'ex Alfa di Arese, gli operai dell'Ilva, gli operai della Indesit, siamo sempre dalla parte delle persone che sono state martoriate da questo sistema partitocratico in unione appunto a un'imprenditoria che non ha più l'idea di impresa. Perché non gli interessa fare impresa, uno fa impresa e poi giustamente fa un profitto. No, neanche vogliono fare impresa, vogliono fare esclusivamente il profitto grazie poi alla connivenza insieme alla politica e alle istituzioni. Tramite poi finanziamenti, chissà quello che ci sarà, se riusciremo a scoprirlo. Speriamo appunto che poi i magistrati porteranno avanti tutto il lavoro che hanno fatto la consigliera Carcano e il senatore Marton e che hanno portato in procura. Noi questo possiamo fare, stare di fianco ai lavoratori, accendere dei fari e far capire che tutto il Movimento 5 Stelle è al vostro fianco e vi sostiene, e fare le giuste indagini politiche e poi quando riteniamo che c'è del materiale piuttosto compromettente andare in procura. Questo abbiamo fatto e per questo il Movimento cresce, perché non ci siamo fermati mai e continuiamo a non fermarci. Io a Luna ho il treno, prendo la macchina, stasera ho l'incontro a Cortona in cui parleremo di reddito di cittadinanza e di bancocrazia, perché oggi ancora di più della partitocrazia è il capitalismo finanziario, quella che definiamo la bancocrazia, che governa questo Paese. Oggi si parla di Europa, ma il Movimento 5 Stelle sta con l'Europa, gli slogan, voi siete europeisti, anti-europeisti, è questa Europa che è contro i cittadini, perché non è minimamente democratica. Perché Barroso esce dalla Commissione Europea e entra in Goldman Sachs, perché tanti esponenti della Commissione Europea o politici che in Italia sono stati all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze o del Dipartimento del Tesoro provengono dalle banche d'affari. È tutto il capitalismo finanziario che ci gestisce la vita. E francamente, con il massimo rispetto, lo dico con il massimo rispetto a persone anche giovani che vengono qui con la telecamera in mano e ci fanno una domanda, ma in tutto questo, con persone che soffrono e che hanno perso il lavoro, 70 famiglie che non vengono pagate da quanto? Da 4 anni, 6 anni che non hanno lo stipendio, 6 anni, di fronte a banche salvate con i soldi pubblici in maniera totalmente, diciamo, losca, perché dietro ai conti di MPS ci sono dei reati. Di fronte a tutto questo, alle oscenità che ci sono in Parlamento, di fronte all'impossibilità attuale di andare al voto domani, perché hanno paura del Movimento 5 Stelle, ma pensano sempre così, allunghiamo, perché magari ci potremo salvare, non capiscono che si stanno scavando la loro fossa politica. Di fronte a tutto questo io entro e la prima domanda alla quale mi tocca rispondere, non vi ho mancato di rispetto, però non posso rispondere sulle vacanze di Virginia Raggi. Cioè è un livello che o lo alzate oppure non fa bene al Paese, perché farebbe bene al Paese conoscere le loro storie e il perché. Cioè il giornalista è il mestiere più bello, forse più importante che c'è oggi in Italia. Ci dicono noi ce l'abbiamo contro la stampa, è il mestiere più importante come un chirurgo, un giornalista con la schiena dritta che si interessa a questioni come la vita di questi lavoratori, ai loro stipendi mancanti e al perché nessuno gli ha pagato lo stipendio in questi 6 anni e al fatto che c'è il sospetto che sia stata creata un'azienda con l'unico obiettivo di licenziare. C'è una roba incredibile. C'è un appalto, qua stiamo parlando di un appalto segreto, io creo questa azienda e l'obiettivo di questa azienda è licenziare, non fare impresa, produrre, dare lavoro, inventarsi un'idea e lì le istituzioni devono entrare, sostenere un'impresa innovativa perché magari hanno un'ottima idea su come recuperare lo stabilimento ex Alfa e abbiamo un'idea importante e lì le istituzioni devono lavorare e supportare. No, si crea un'impresa per licenziare, è il mondo alla rovescia.
È il mondo alla rovescia, in questa Italia fatta totalmente al contrario, dove questioni importantissime che toccano la pelle dei cittadini italiani vengono totalmente oscurate o pare non interessino appunto il mainstream, così viene chiamato, telegiornali e grandi giornali, però tutti si dedicano e vengono qui a chiedermi, non tutti, alcuni, la pista da sci di Virginia Raggi. E allora il Movimento 5 Stelle, se continua con rispetto a volare alto e a occuparci di queste tematiche, del reddito di cittadinanza, del lavoro che non c'è e non ci sarà più se non iniziamo appunto a capovolgere il ragionamento, non iniziamo a pensare che il reddito debba diventare un diritto. Il reddito, il cittadino è dentro o fuori la società, ai margini o dentro la società, questo dipende dal reddito. Il reddito deve diventare un diritto umano. Il reddito, come avere un tetto, la sanità pubblica, il trasporto pubblico e l'acqua pubblica, il reddito, perché con il reddito di cittadinanza, casi anche di ricatti occupazionali, questo poi non è proprio un ricatto occupazionale, qui siamo oltre, casi di ricatto occupazionali ce ne sarebbero di meno, con il reddito di cittadinanza si creerebbe una manovra espansiva capace di creare posti di lavoro, con il reddito di cittadinanza si ostacolerebbe il cancro che è il voto di scambio in questo paese, e il voto di scambio c'è e chissà che questo caso pure non dimostri qualcosa, un legame appunto anche in questo senso, c'è a Roma il voto di scambio, c'è in Sicilia, c'è in Calabria, ma c'è pure in Lombardia il voto di scambio. Cioè in tutta Italia, in questo cancro del voto di scambio, io ti voto in base a qualcosa che tu mi dai o meglio mi prometti di dare. Il movimento cresce e continuerà a crescere se continuerà a fare il lavoro che hanno fatto Silvana e Bruno in questi giorni, se continueremo a stare a fianco dei lavoratori sempre, e vi promettiamo che saremo al vostro fianco. Grazie a tutti. Allora, lasciamo spazio ad alcune domande e eventualmente anche se Renato vuole aggiungere qualcosa su tutta questa complicata vicenda. Ricordo solo allora due aspetti principali. Uno, il fascicolo penale, grazie al cielo, è stato aperto e il 29 marzo ci sarà la Cassazione. Buongiorno a tutti, sono Parimbelli, Renato, sono licenziato insieme a tutti i miei colleghi e sono il delegato dello SDAI COBAS Alfa Romeo di Arese. La nostra colpa in questi anni, da quando è arrivato la Fiat come SDAI COBAS, è quella di aver tenuto la schiena dritta e di denunciare tutte le porcherie che sono state fatte sull'area dell'Alfa di Arese. Questa è la nostra colpa. Io oggi non ho tanta voglia di parlare perché vi spiego, dopo 6 anni vorrei un po' di fatti. Allora, siamo qua in Regione Lombardia e io vi assicuro che la vicenda Alfa, la regia è sempre partita da qui con l'avallo di tutti i governi, di centrodestra e di centrosinistra. Io qua mi sono scritto l'elenco di tutti i politici che abbiamo incontrato, da Nardella a Renzi, a Maroni, a Imberti, a Vendola, di tutti gli schieramenti politici e di tutti i colori. Però l'unico colore che è rimasto è il rosso all'Alfa, ma non il rosso perché noi abbiamo le bandiere rosse, è il rosso della vergogna che hanno, quello che hanno combinato i politici in questi anni. L'hanno spiegato bene loro, io voglio solo aggiungere che noi siamo stati licenziati perché rompevamo le balle, io non ho altri termini, e denunciavamo sempre il malaffare. Basta andare sul nostro sito Alfa Romeo SDAI COBAS e leggete tutta la storia dell'Alfa degli ultimi anni, dalla mazzetta regalata per comprarsi l'Alfa ai tempi di Prodi, all'ultimo che adesso c'è il centro commerciale più grande d'Europa, in cambio hanno chiuso l'Alfa Romeo, eravamo in 20.000, adesso non siamo più nessuno, cioè non c'è più rimasto più nessuno, e la vergogna con la firma di tutti i partiti, di tutti i sindacati, all'Alfa di Arese, degli alfisti, non c'è più nessuno, ma neanche dentro il centro commerciale, perché dentro il centro commerciale ci sono 2.000 persone, ma fino a ieri erano pagati coi voucher, oggi non lo so. Sicuramente noi dello SDAI COBAS, se andiamo a lavorare ci pagano coi voucher, il giorno dopo andiamo in procura a denunciare queste cose. Probabilmente qualcuno è complice, cioè probabilmente tutti sono complici di questa situazione, perché io voglio chiudere dicendo due cose semplici. Ad Arese è avvenuto e sta avvenendo tutto col silenzio di tutti perché c'è stato il patto del Nazareno. Ma il patto del Nazareno ad Arese non è solo tra PD e Forza Italia, c'è anche la Lega, perché qui c'è Maroni,
qui c'è Maroni, c'è anche la Lega dentro, ci sono tutti, ci sono i sindacati bianchi, gialli e rossi. E poi andate a vedere che al posto nostro stanno continuando a lavorare personaggi e cooperative, già il nome cooperativa in questo periodo, e noi siamo stati licenziati non perché mancava il lavoro, siamo stati licenziati perché facevamo le denunce. Adesso aspettiamo, perché noi abbiamo massima fiducia nelle istituzioni, purtroppo ci hanno girato le spalle, però abbiamo massima fiducia, ma soprattutto abbiamo massima fiducia nella magistratura. Però in attesa che la magistratura batta un colpo, noi vorremmo che la nostra storia uscisse, perché abbiamo già avuto due sentenze favorevoli a Milano, dove c'era il reintegro e il risarcimento. A oggi Innova è fallita, come ha spiegato bene la Carcano, era una scatola vuota, le fiduciarie, le cose che si leggono tutti i giorni sui giornali, no? In contrapposizione a quello che ha detto Di Battista sulle banche invece. Bene, noi abbiamo due sentenze favorevoli, ad oggi, dopo 6 anni del nostro licenziamento, noi avanziamo più di 10 milioni di euro. Di questi 10 milioni di euro, perché possiamo dire quello che vogliamo, però gli unici che pagano le tasse subito sono i lavoratori, ok? Di questi 10 milioni di euro, il giorno dopo 3 milioni vanno allo Stato, perché è un terzo, e un terzo andrebbe in contributi all'INPS, ok? Quindi è l'impegno di tutti, giornalisti, politica, magistratura, far rispettare le sentenze. Allora, io ho una sentenza, noi ce l'abbiamo attaccata in Consiglio di Fabbrica, ce l'abbiamo attaccata a casa, ma non è un quadro, è una sentenza. C'è scritto reintegro immediato e risarcimento. L'abbiamo avuta il 23 maggio del 2013 dalla Corte d'Appello di Milano e oggi è carta morta. Nel frattempo la società è fallita e noi stiamo aspettando la giustizia. Guardate che in 6 anni noi le abbiamo fatte tutti i colori ad Arese, abbiamo fatto denunce, proteste, con silenzio e assenso di tutti, e non abbiamo più tempo di aspettare, perché nel frattempo che aspettiamo purtroppo eravamo rimasti in 45, due compagni sono morti perché siamo in attesa di giustizia. E non vorremmo morire tutti che fra 20 anni poi ci danno ragione, che io non voglio avere ragione sulla lapide, noi vogliamo avere ragione adesso, ok? Quindi se volete andare sul nostro sito, c'è tutta la storia e veramente, scusate, gli italiani c'erano pieni i coglioni cosa fa la Raggi, non fa la Raggi, che va in vacanza. Io voglio che scrivete qualcos'altro, perché i lavoratori sono lavoratori. I lavoratori sono i lavoratori. Poi di là perché non si scrive? E chiudo, perché ci sono tutti i personaggi. Allora, la controparte, noi siamo difese dallo studio Rizzoglio, che è qua il nostro avvocato. La controparte, sapete chi ha preso come avvocato? Senatore Ichino, SPC, PD, Camera del Lavoro, Scelta Civica e ancora PD, ok? È quello che è uno dei fautori della cancellazione dell'articolo 18. Noi siamo qua oggi e abbiamo vinto le cause, io sono stato licenziato 4 volte ad Arese, sono sempre rientrato perché abbiamo applicato l'articolo 18. Cioè dall'altra parte c'è la sinistra che dovrebbe essere da sta parte. Noi siamo di qua e di là andate a vedere chi c'è. Tutti, nessuno escluso. Qui nessuno si può permettere di fare il verginello sulla nostra situazione. E io ve lo dico chiaramente, appena conclusa la nostra vicenda, nessuno si dovrà permettere di salire sul carro dei vincitori. Perché i vincitori in questa vicenda sono solo i lavoratori, se viene fatta la giustizia, con chi adesso è al nostro fianco e ha il coraggio di denunciare queste porcherie. Grazie. Questa pletora di giornalisti, siamo tutti con le telecamere, no? Se non fosse venuto lei, probabilmente dell'Alfa Romeo non gliene sarebbe fregato niente a nessuno. Ora, non c'è una necessità di fare anche un po' di autocritica nel modo con cui voi comunicate in alcuni momenti, perché se l'inizio della comunicazione del Movimento 5 Stelle è stata in qualche modo dura per necessità, no? Il vaffanculo eccetera, è chiaro che poi tutto diventa spettacolo e si perde la coscienza, il senso del
comunicare le cose della politica. Per cui se lei oggi avesse detto che usa un profumo di un certo tipo, domani il titolo sarà Alessandro Di Battista usa questo profumo, e la prima domanda sul talk show prossimo Venturo sarà: ma perché lei usa quel dopo barba? Allora non ci sarebbe la necessità di cambiare un po' in questo senso, di rivedere? Lei giustamente ha criticato i giornalisti che le chiedono delle vacanze alla Raggi, io le faccio una controdeduzione dicendole: ma non sarebbe il caso di rivedere in parte la comunicazione? Perché su quello che poi voi dite, voi avete ragione, emergono delle cose chiare. No, non posso fare nomi, ma proprio per quello che dicevo inizialmente, c'è un fascicolo aperto, nomi ne abbiamo fatti in realtà, e quindi insomma, chiara chi per intendere intenda. Però mi permetta una precisazione che forse sfora nella domanda che avete fatto ad Alessandro. Sapete in questi anni, perché si tratta di anni, quante volte i giornalisti, e anche ieri, mi hanno detto: ma chi te lo fa fare? Ma perché sei questi qua? Ma che ritorno vuoi avere? Ma non ti danno visibilità? Questo mi dicevano. Ma è una roba che non è notiziabile, non porterà mai a nulla, eccetera, eccetera. Beh, la nostra ostinazione, e non è questione di comunicazione, è questione di atteggiamento. La nostra ostinazione è: noi stiamo dalla parte della giustizia, indipendentemente da un ritorno elettorale, indipendentemente dal fatto che sia faticoso. È faticoso, perché quando ci muoviamo su questi temi li abbiamo tutti contro. E quando li abbiamo tutti contro, vi dico che in prefettura si respirava un'aria pesantissima per chi ci voleva fermare. Costantemente ci hanno anche minacciato per fermarci, per non andare a fondo. E questo è un disegno di un'Italia che voi dovreste raccontare, indipendentemente dal fatto che ci sia Alessandro o meno, ma voi dovreste raccontarlo, ma non dovreste essere voi a venire da me a dirmi: ma chi te lo fa fare? I giornalisti in primis, nel momento in cui io dico non c'è giustizia, non c'è trasparenza nelle istituzioni, dovreste rincorrermi e nel chiedermi perché stai dichiarando che non c'è giustizia, non c'è trasparenza nelle istituzioni, e denunciare quello. Perché se anche voi ci aiutate nel denunciare la mancanza di chiarezza, la mancanza di trasparenza, la mancanza di giustizia di un paese, se anche voi iniziate a raccontare questi fatti, indipendentemente che siano solo 70 persone, ma forse la smettono i grandi politici di farsi gli affari loro coi soldi nostri, a discapito delle persone, a discapito dei diritti. Perché questa storia è emblematica del fatto che c'era un'Italia al contrario. Al contrario, le persone che non hanno nessun tipo di difesa, se non le istituzioni che dovrebbero difenderle, sono schiacciate da quelle istituzioni. E se queste persone, che io ammiro tantissimo, sono ancora qua con la testa alta, è perché davvero loro non chiedono altro che valori, un rispetto dei valori. Se noi siamo uno Stato di diritto, allora dobbiamo dare a queste persone la risposta che le istituzioni tornano a fare gli interessi pubblici e non gli interessi di gruppi di potere, che possono avere interessi legittimi, ma allora me li fai sotto la luce del sole, me li fai in maniera trasparente, non me li fai in maniera sempre con sotterfugi. Quindi in questo senso io mi auguro che la stampa inizi davvero a seguire quello che facciamo, ma non alle fere eccetera, ma alle nostre denunce, perché quando denunciamo che qualcosa non funziona è perché ci stiamo mettendo la testa su quel qualcosa che non funziona, e non funziona il paese dove vivete pure voi. Grazie per la domanda, e poi avete tutto il diritto pure di fare critiche, però quando, ecco, vi racconto insomma perché avviene così. Poi quando Bruno mi chiama qualche giorno fa, la settimana scorsa, e mi dice: vieni su a Milano venerdì, così ci dai una mano, così magari se ci sei tu ci stanno anche più giornalisti e si parla di più di questo caso, esattamente come ha detto lei. Ma scusate, ma il problema è nostro? Cioè, quando Bruno mi chiede questo, ci dai una mano così se ne parla di più, io che devo fare? Non devo venire? Vengo perché così magari se ne potrà parlare di più, e chissà
che qualcuno dell'azienda di ABP, vedendo che c'è pressione e vedendo che magari dopo che Bruno e Silvana che mi hanno spiegato questo caso, anch'io me ne dedicherò e me ne interesserò maggiormente, magari qualora mi dovessero invitare in una trasmissione televisiva nazionale potrei accennare a questo caso, chissà che magari chi di dovere oggi stesso o domani non possa trovare una soluzione per questi 70 lavoratori, e a noi ci interessa questo. Poi sulla comunicazione del Movimento 5 Stelle, io penso al referendum costituzionale che il Movimento 5 Stelle non da solo, ma senz'altro ha contribuito a far fallire insomma i progetti renziani. Il Partito Democratico ha speso non so quanti, forse milioni di euro in promozione, chiedendo anche aiuto, pagato non so con quali soldi, al guru di Obama, e noi l'abbiamo disintegrati con motorini e treni regionali. Quindi forse qualcosa di buono anche da questo punto di vista facciamo, però se le telecamere su un caso di 70 famiglie che non vengono pagate da 6 anni arrivano esclusivamente perché c'è un personaggio, diciamo, politico conosciuto, il problema non può essere il personaggio politico conosciuto, ma il problema appunto del perché le telecamere non arrivino anche in altre occasioni, perché più importante di qualsiasi cosa c'è la vita e lo stipendio mancante negli ultimi 6 anni di 70 famiglie e di tante altre realtà. Poi io sono convinto che più si alza il livello qualitativo anche delle indagini, dei reportage giornalistici, come dire, la sopravvivenza delle testate, sopravvivenza lavorativa, aumenterà. Se invece si cade nel gossip, poi non li comprano più nessuno i giornali, io non li compro più. Mi informo in un altro modo, ed ero un lettore di Repubblica, cioè io leggevo Repubblica tutti i giorni e compravo Repubblica durante gli anni del liceo. Oggi no, perché non mi dà, al di là di alcune penne che ci sono straordinarie, non penso che stiano dando un servizio utile al paese, che ha bisogno invece di denunce, di far conoscere questo caso, perché quando spesso qualcuno dice il Movimento 5 Stelle si lamenta del trattamento che gli riservano i mezzi di comunicazione. No, va benissimo questa attenzione enorme, anzi ancora di più se necessario. L'unica cosa che noi chiediamo è che la stessa identica attenzione, quasi alle volte maniacale, è giusta, questo deve fare la stampa, vi sia anche per tutte le altre forze politiche, per dei casi appunto come 70 lavoratori. Questo soltanto chiediamo, essere che gli altri vengano trattati come trattano noi. Che quando andiamo in televisione ci fanno quasi degli interrogatori, va benissimo, è giusto, è il ruolo della stampa libera che deve fare la prima, la seconda, la terza, la quarta domanda a chi attualmente ha l'onore di stare nelle istituzioni, perché a noi mica ce l'ha ordinato il medico di candidarci, per cui è nostro dovere stare, rispondere alle domande e subire l'attenzione enorme della stampa, è giusto. Però la stampa deve comportarsi in questo stesso identico modo rispetto a tutti gli altri, rispetto ai casi molto gravi, enormemente gravi degli altri partiti politici e rispetto ai casi di privazione di diritti umani, per esempio, che riguardano i lavoratori dell'ex Alfa. Una piccola parentesi sulla stampa, perché la stampa così è indistinta. Siamo di stampa, il giorno della prima, io sono del territorio, e sa benissimo che noi su di loro abbiamo scritto e siamo anche esposti personalmente per anni. Questa piccola precisazione. Poi tornando sulla nostra vicenda, allora voi come Movimento 5 Stelle siete riusciti a capire come mai la loro sede all'interno dell'Alfa Romeo è stata distrutta, sono stati portati via tutti i documenti, perché è stato fatto, come mai anche la magistratura ad oggi non ci sono dei riscontri, perché voi state facendo un discorso, non abbiamo capito quando l'avete presentato, se lo presenterete, ma con il avvocato Rizzoglio un esposto su tutta la loro vicenda è già stato fatto da un bel po'. Quindi il loro esposto, quale riscontro ha avuto in tribunale? E il loro esposto, quando voi lo presenterete o se l'avete presentato? E poi chi ce l'ha in mano? E poi noi quando andiamo al tribunale
faccio solo due accenni, poi lascio anche a Renato, perché anche lui ovviamente può rispondere soprattutto sulla parte che gli compete del loro esposto. Allora, no, non posso dirle quale giudice ha in mano il nostro esposto, già depositato, già fatto, a cui sono seguite tutta una serie di comunicazioni, diciamo fuori esposto, chiamiamole così, perché poi la vicenda davvero maturava anche cammin facendo. Lo so che lei la conosce bene, anzi io la ringrazio, perché lei, come anche altri a livello locale, invece hanno seguito la questione. E sulla questione della sede, è verissimo, sappiamo anche che c'è il loro esposto. E su quella vicenda ci sono anche lì delle anomalie, delle stranezze, ma le ho citate nel mio racconto, nella mia sintesi, no? Questo arrivo, il 6 gennaio, anche certe date sono un po' particolari, quando appunto non c'è nessuno lì, perché il 6 gennaio è festa, con questo decreto firmato, a noi risulta, dall'allora prefetto. Il 12 gennaio c'è questo abbattimento della sede, quindi su quello anche lì stiamo ancora aspettando che la magistratura faccia chiarezza anche su quell'aspetto. Comunque sì, l'esposto c'è già ed è una sorta di questione in divenire, perché qui le sorprese non mancano mai, di giorno in giorno salta fuori sempre qualcosa, qualche legame, qualche personaggio che ha influenza non solo locale ma anche nazionale, e quindi noi ogni volta che approfondiamo legami, questioni anche più ampie, le segnaliamo cammin facendo appunto alla procura. Vai Renato. Sì, per quanto riguarda la sede, ho accennato prima, abbiamo fatto tutte le denunce, ha in mano tutta la procura, la sede ce l'ha tirata giù in nome dell'Expo, in nome della legalità. No, mentre ci tiravano giù la sede, abbiamo scritto due lettere al dottor Cantone, nominato fresco fresco da Renzi, no? Non ci ha manco risposto. Allora, la sede è stata tirata giù perché era l'unico sindacato rimasto ad Arese, perché tutti gli altri sono scappati, e noi tutti i giorni facevamo i presidi e usavamo questa sede come sede naturale di fare assemblee, di dare informazioni ai lavoratori. Questo è il vero motivo perché hanno tirato giù la sede Rosa dei Cobas. Io non penso e non ho mai saputo che in Italia, in nome della legalità, si abbatte una sede sindacale. Poi, per evitare qualsiasi sospetto giornalistico, io ve lo dico chiaro e tondo, allora, noi tutti qua siamo di sinistra, ok? Anzi, noi siamo stati accusati in questi anni di essere troppo a sinistra rispetto alla sinistra. Ma in questo momento qua, ve lo dico chiaro e tondo, forse non l'avete capito, non è che noi non siamo noi che abbiamo, come posso dire, imbrogliato la sinistra, è la sinistra che ha venduto noi. E se non capite questo non riuscite a fare il vostro lavoro. E se non capite questo non riuscite a fare il vostro lavoro. Perché basta avere un po' di coraggio e si va a leggere e rileggere le nostre cose, vedete chi c'è dall'altra parte. A me dall'altra parte, anche se c'è mia zia, io denuncio mia zia. E non è che perché c'ho mio zio che lavora dentro il giornale o del partito del giornale non lo denuncio. Noi abbiamo questa colpa, noi siamo lo Sdai Cobas e io sono orgoglioso di essere lo Sdai Cobas. Allora, loro hanno i loro meriti, guardate che prima è nato lo Sdai Cobas e poi è venuto i 5 Stelle ad Arese, e io in questo momento posso usare questo termine, magari qualcuno si offende o qualcuno non si offende, io in questo momento mi sento un comunista 5 Stelle, ok? Buongiorno, io oggi sono qua e non sono né un operaio di X-Alfa e neanche un giornalista, ma un attivista del movimento. Mi piacerebbe tantissimo che domani potessi leggere sui giornali un titolo bello, sano, ovvero che oggi, in questo momento, abbiamo messo una pietra tombale sul fatto che il Movimento 5 Stelle non si occupa dei fatti dei lavoratori. Abbiamo qui gli esponenti del Senato, della Camera, della Regione, che hanno preso in esame questa storia che risale alla notte dei tempi. Io mi ricordo, perché io sono un attivista del Movimento 5 Stelle, ma non vengo da Marte. Facevo altro prima, magari in altre associazioni politiche, purtroppo hanno dilapidato ogni mia speranza. Oggi io vorrei capire, e anche i rappresentanti dei lavoratori fanno parte di questa giornata. Dico rappresentanti dei lavoratori perché
non voglio usare il termine sindacato, perché vi prego di fare anche chiarezza sul fatto che molto probabilmente in quello che andrete a scavare, a cercare, io vorrei capire anche in questi anni la CGL, la CISL, la MIR, dov'è? Cosa lo fa? Quello che è sempre stato. Speranza è che si capisca questo concetto e che qualcuno forzi la mano per arrivare a questo concetto. Lì l'Innova non è il datore di lavoro reale, non è quello. Quindi se aspettiamo che sia l'Innova ad applicare il reintegro e il pagamento di tutti gli arretrati, diceva appunto Renato 10 milioni, ma siamo freschi. Ma perché siamo andati fino in fondo? Perché se c'è un appalto falso, ma firmato dai rappresentanti, in cui si dice... E chi se ne frega dell'appalto reale? Io ti do, io ABP, ti do tutti i soldi, dimostrando quindi, e ci sono le prove, che il vero datore di lavoro è sempre rimasto ABP. Io voglio chiedere, e andremo avanti su questa cosa, che anche se Innova è fallita, a me non interessa, quella era una scatola vuota, che ABP si riassuma i lavoratori e tiri fuori i soldi, perché il vero datore di lavoro è quello. E ancora di più se ci sarà chiaramente la sentenza positiva della Cassazione, il Movimento 5 Stelle continuerà a sostenere questa battaglia affinché ABP si assuma la responsabilità, perché l'obiettivo di tutto questo è appunto il reintegro di 70 lavoratori e pure il pagamento di tutti gli arretrati che poi voi avete calcolato non lo so in quanti milioni di euro. Quindi è questo là il senso della battaglia e crediamo che appunto grazie a voi, a tutti, ha ragione la giornalista, tutti i giornalisti che se ne sono occupati, perché poi generalizzare è sempre sbagliato e non volevo farlo. E qualora appunto grazie al vostro lavoro e al lavoro di una forza politica, chissà che magari ABP non senta la pressione e non si sentirà in dovere appunto di restituire i diritti ai 70 lavoratori. Scusi, una domanda, ma cosa pensate del fatto che un sindacato venga sequestrato del materiale, venga sequestrato il computer, cioè se avessero fatto questa cosa, ad esempio? Hanno fatto. Sì, certo, io condivido la sua sorpresa, la condivido davvero in pieno, l'abbiamo sempre condivisa la sorpresa, abbiamo passato anni noi a rimanere lì con la bocca aperta rispetto a quello che succedeva ogni giorno sulla sede, su diversi momenti in cui c'era quella sede, io me la ricordo benissimo quella sede dove ci si ritrovava, ma anche successivamente, ma anche le richieste di rinunciare a dei diritti. Cioè ci sono talmente tante cose che ti lasciano basiti in uno stato di diritto che davvero non puoi pensare di fermarti. Davvero ti viene il sospetto, questo c'era venuto il sospetto, ormai non è più un sospetto, è una certezza chiara, che ci sia qualcos'altro sotto di ben più grosso, perché non si arriva a fare quello che si è fatto con la sede e a tuttora tutto quel materiale, anche materiale fiscale importante, è a concorrezzo e nessuno riesce a riaverlo, loro non riescono a riavere il loro materiale, è ancora là. Cioè è tutto sorprendente, motivo per cui ci fa piacere che ci sia un giudice che ha iniziato a metterci la testa, che abbia aperto un fascicolo, che prende tutte le informazioni che gli passiamo passo per passo e ci auguriamo che non molli questa vicenda, che è davvero grossa, ma che non deve essere lasciata nell'oblio, deve essere lasciata nell'opacità, perché appunto quello è uno degli aspetti che rimangono davvero... senza risposta e ti fanno cadere veramente la mascella. Le fiduciarie, può chiedere chi c'è dietro una fiduciaria, solo un ordine di un magistrato. Però cioè, ovviamente anche qua abbiamo segnalato il fatto che ci siano delle fiduciarie.
Certo, sì. Guardi, i parlamentari sono legislatori, quindi non hanno poteri ispettivi. Quello che noi abbiamo potuto fare è supportare l'avvocato dei lavoratori e aprirgli più porte possibili nelle istituzioni. Tramite l'avvocato Rizzoglio noi abbiamo contattato anche il garante della privacy, abbiamo controllato tutti abbiamo contattato. Quello che potevamo fare l'abbiamo messo in campo. Non dico chi siamo andati addirittura a scomodare, perché abbiamo scomodato veramente il mondo. Le sembra normale che un'azienda, una SRL da 10.000 euro riesca a assumere 70 persone in un colpo con fatturati da quanti milioni di euro? No. Ovviamente sono provocatorio, perché è ovvio che non è normale, ma non è neanche normale trovare una lettera in cui l'incentivo è a licenziare anziché assumere. Cioè è assurdo, ma poi vai a vedere i vincoli di parentela tra i vari personaggi che si succedono. Parentela, uso il termine parentela non a caso, non posso fare i nomi, ma non è a caso. Allora, quando ti imbatti in queste cose e veramente ti cade la mascella, dici: ma non è possibile, non è vero che nel mio stato succedano queste cose, non è vero. Invece è vero, ti viene il magone e non puoi fare niente, è vero. E allora, o ci svegliamo tutti o non ne usciamo da qua. E non sono io senatore o il deputato che deve fare queste cose, siamo tutti insieme. Loro sono delle vittime, ma sarebbero stati lasciati tra l'enormità delle altre vittime, tra i 4 milioni di disoccupati. Allora, ci svegliamo tutti quanti e non è il senatore, che io tornerò a breve, spero, a fare il mio lavoro. E chi verrà dopo di me dovrà occuparsi ancora del bene pubblico, ancora meglio di me. E voi dovrete essere i mastini che controllano. E questo Alessandro ve l'ha già detto. Allora, non so se ci sono altre domande. Se no, chiudiamo qui. Faccio solo un ringraziamento davvero a tutti. E un ringraziamento ai lavoratori e soprattutto ai giornalisti locali, che so benissimo che seguono la questione veramente con attenzione da tempo. Grazie.